in diretta perché Sofia mi fa gli scherzi. Allora, buon pomeriggio e bentrovati in questa bravissima diretta. Allora, che stai facendo? Che cos'è quello? È un misurino. Perché il misurino? Aspetta che non siamo in diretta qua. Come? Allora, questo è un misurino. Intanto ciao Grazia. Ciao Grazia. E anche ciao agli amici di Instagram. Benvenuti anche agli amici di Instagram. Quello che stavo dicendo. Vai. Voi direte, ma che cos'hai in mano, Sofia? Boh. Allora, questo, che cos'è? Questo è un misurino. È un misurino perché oggi andremo a fare lo spuntisopi. Finalmente. Per tutti i bambini. Per tutti i bambini, ma anche per tutti i grandi. Quindi ragazzi, preparatevi. Cos'è questo rumore? Smarties! E dai, diciamola tutta. E dai, diciamo che ci sono gli Smarties. Oggi faremo i cookies americani, quelli buoni buoni, che hanno tanto burro. Ma tranquilli, ne mangiamo uno o due. Intanto, vado a salutare. Poi abbiamo Suela, Nico e Anna e Piera. Poi abbiamo gli amici di Instagram, Giussi e poi la Pina, ci vedo. La Spina, scusa. Buon pomeriggio da Salvo da Taormina, Sicilia. Benvenuti. Ciao Antonella, ciao Carmela e ciao Rosita e Angela qua. Intanto noi che cosa andremo a fare? Allora, ciao. Oggi noi andremo a fare lo spuntisopi per tutti i bambini, ma anche per i grandi, quindi state ben attenti. Certo. Oggi faremo dei biscottini che potete sia congelarli che sia metterli in forno. Sì, perché infatti congelarli? Perché se per esempio io dico, mamma oggi ho voglia di biscotti, oh ma l'altra volta li ho infornati tutti e mamma li sono mangiati. Non ho voglia di rifare l'impasto. No. Noi ce li abbiamo in freezer. Quindi, aiuto, che stai facendo? Allora, volevo l'impasto, lo metteremo in una mi hai preceduta. Allora, sapete quelle bustine che hanno la chiusura? Io ce l'ho sia così grandi che anche che così piccola. Allora, una volta fatto l'impasto, diciamo che questo è una piccola come si dice adesso? Volevo dire questa cosa prima di va bene. Allora, prima di fare i biscotti, cioè, volevo dare questo piccolo trucchetto, perché di solito ci scoccia fare i biscotti, no? Quindi cosa facciamo? Ce li prepariamo, però prima li mettiamo prima in un vassoio, Sofia, sì, certo, e li surgeliamo, perché se li mettessimo tutti qui dentro si schiaccerebbero tutti, quindi li facciamo solidificare e poi dopo due ore li mettiamo nella bustina. Vedi che poi c'è l'impasto già pronto, prendete le palline, le mettete sulla placca e in forno. Suela ci dice che io super maestro di ma sì, infatti adesso vado via e vi lascio Sofia. Infatti. Quindi, amici di Facebook e amici di Instagram, siete pronti per fare questa ricetta buonissima e super? Perfetto. Intanto, Rita, facciamo? Mi siete mancate per il lavoro. Rita, grazie, ciao Rita, Sofia. Grazie. Antonella, ciao, dolcissime, simpatiche, grazie per tutto quello, quelle prelibatezze che preparate ogni giorno, grazie. Stanno tutte qua, stanno e tutte ciao, qua. E ciao Elsa, allora, io non mi devo perdere il grazie. In chiacchiera. No, che cosa facciamo? Anch'io, perché poi anch'io. Allora, sono solita. Ciotola! Allora, io dico gli ingredienti. Per prima cosa in questa ricetta che dovremmo fare? No, io sto facendo. Aspetta che non ci vedo. Prontissimo. Ah, perfetto, vai, vai. Allora, prendiamo 190 grammi di burro, però lo tirate fuori un'ora prima dal freezer, ma adesso anche un quarto d'ora perché è caldissimo. Lo mettete nella ciotola. Ciao nonna. E lo travasiamo. Lo dobbiamo perché deve essere appomata, no? Così è più facile. Devo stare attenta con No, studiare. Stai tranquilla. Ah, tu stai tranquilla. Dormo proprio. Ok. Quindi 190 grammi di burro appomata. Appomata. Quindi poi dovete tirarlo dal frigo 20 minuti prima, mezz'oretta, adesso è caldo. Poi mettiamo 200 grammi di zucchero di canna. Questi sono i biscottini, Paolo, ok? Per lo spuntisopi. E 100 grammi di zucchero bianco. Vai, e dobbiamo lavorare prima i grassi con gli zuccheri. Quindi ripetiamo, che cosa stiamo mettendo per Paola che è arrivata? Allora, ora? 190 grammi di burro per fare i cookies americani. Appomata. Cookies americani. Quindi tirate prima American cookies. Tirate 20 minuti prima il burro per far sì che sia appomata. E mettiamo quindi 190 grammi di burro, 200 grammi di zucchero di canna e 100 grammi di zucchero bianco. E lavoriamo. Sofia, ce la fai? Se lo faccio io. Ciao Tomassini, Mirella, ciao. Mirella, ciao Mirella. Ciao Maria, mi piace, perfetto Maria. Aspetta, Laura, qua. Ciao, buon pomeriggio. Aspetta. Good afternoon. Buongiorno, bellissimo. Buongiorno.
Allora, aspetta, perché qui adesso si appiccica tutto. Carmen, Sofia, ti piacerebbe un fratello? No. Non tocchiamo questo tasto. Non tocchiamo questo tasto, amici. Non tocchiamo questo. Me la fate nemica. No, dai, scherzo. Allora, non voglio rispondere a questo. Eccomi. Immacolata, auguri. Non è educato non rispondere. Tu l'hai detto 300... Aspetta, no. Tu l'hai detto 300.000 volte e ci siamo scordate. È il biscotto. Auguri a tutte le Rite. Aspetta, Rita. Quindi, Rita, che ci stai seguendo in diretta, auguri. Auguri a tutte le Rite. Oggi è Santa Rita da Cascia. Rita, grazie, ricambio auguri a tutte. Tanti auguri, amici. Cristina, salve. Tanti auguri. Aspetta, chi è che ce l'aveva ricordato? Aspetta un attimo. Brava, perché ho detto oggi dobbiamo fare gli auguri in diretta. Me ne sono dimenticata, cioè proprio... Auguri, ecco, Immacolata. Ciao, Carmen. Marielle, aspetta, Mariella. Allora, si attorciglia tutto alla... Però, vabbè, piano piano. Ce la facciamo. Rita, bacio grande. Rita, bacio grazie. Grande. Maria, no, le ricette bellissime. La bambina non lascia parlare la madre. Ecco, infatti non lascia parlare. Sapete perché? Perché mi piace parlare. Io sono come mio padre. Quando sta telefono, 3 ore al telefono. Io ho preso da me. Allora, tanto ha detto tutto lei. Questo impasto è molto versatile. Perché ci possono andare le gocce di cioccolato, ma noi perché vogliamo accontentare i bambini mettiamo sia allora, le gocce che gli Smarties, perché io poi sono golosa. Quindi cosa facciamo? Voi se volete, io per non fare rumore in diretta ho voluto fare con la frusta a mano, ma voi prendete, amici, la frusta elettrica, le fruste elettriche, però tanto ce la sto facendo. Ehi là, basta. Ciao Ada, mi hai mangiato uno, vabbè, uno due, va bene, tre. È concesso. Tanto, ciao benissime, spiega benissimo Sofia, complimenti, grazie la spina. Sofia, una cosa, vabbè dai, sporchiamoci le mani, che carino. Insomma. Daniela, ciao Biancaneve, non sono più Biancaneve. Oggi chi sei Sofia, veramente? Sono Sofia. Sei Sofia. Vabbè. Katia, aspetta, un bacione a Rita, mandi un bacione a Rita. Ok, un bacione a Rita. A Samantha. A questo punto, Samantha, bravissima. E Maria, un consiglio, sì. Se una batteria di parole da comprare. Una batteria di parole, sì. Non l'ho capito. Cioè, allora, vediamo un attimo le mani perché... Pina, anche Santa Giulia. Anche Santa Giulia. Allora, auguri a tutte le Rite e a tutte le Giulie. Auguri a tutte le Giulie. Mettiamo un uovo per volta dopo aver amalgamato lo zucchero col burro, Un uovo per volta, quindi uno e mescoliamo. Dopo aver mescolato, mettiamo quell'altro. Vai. Sofia, un fratellino è bellissimo. Antonella. Mettiamo un uovo per volta, ne ho messi tutte e due. Brava mamma! Sì, perché... Così. Amici di Instagram. Per fare più amici questa. Di Facebook. Aiutateci. Aiutateci! No, mettendo ragazzi. Like. E condividete. Vi siete iscritti al canale YouTube? Tina Pigna. Se non l'avete ancora fatto... Fatelo, grazie, così cresciamo. Quindi ripetiamo un pochino che cosa stiamo facendo. Allora, abbiamo preso una ciotola e in una ciotola abbiamo messo il burro a pomata. 190 grammi di burro a pomata. Alcune persone, alcuni nostri fan ci dicono: ma che vuol dire a pomata? A pomata vuol dire che tirate dal frigo 20 minuti prima questo burro e così si ammorbidisce, no? E lo mettete nella ciotola. Dopo averlo messo nella ciotola, mettiamo quanti... 200 grammi di zucchero di canna e 100 grammi di zucchero bianco, cari amici. Perfetto. Ok. E poi? Poi mettiamo un uovo per volta, non fate un uovo per volta. Uno per volta. Cioè? Due uova totali. Cioè, un uovo per volta, cioè, mettiamo un uovo, mescoliamo... Brava, Sofia. Poi dopo mettiamo quell'altro uovo e mescoliamo. Ottimo. E dovrà essere così. Così, bene. Allora, bene. Anna, buon pomeriggio. Io ho sempre qualcosa da chiedere. Certo. Ieri, dopo le 4 ore dal rinfresco, l'ho messo in frigo e stamattina l'ho trovato collassato. Mi sa che mi arrendo. Che faccio? No, non ti arrendere. No. Ti azzardare. Allora, il collasso è normale. Nel frigo lui lievita comunque il lievito madre. Stiamo parlando del lievito madre, cari amici. No. Lui comunque si abbassa un po', tranquille, ma è attivo. Basta. È sempre vita. Lui è sempre vivo. Quindi, non, cioè, ascoltami, non ti arrendere perché... Mamma... Allora, Nico ti dice che sei dimagrita. Io? Ma dove? No. Intanto, ciao Nella. No. Gina, ciao. Buon pomeriggio, bella allora. Ricetta.
perfetta, perfetto. Rosina, bonjour. Grazie comunque. Va. Immacolata. Quando fa caldo, io lo metto in frigo dopo un'ora e collassa. Dopo vari giorni, prova e vedrai. Ah, sta rispondendo a, ad Anna. Un perfetto consiglio. Allora, io utilizzo mezza bustina, va bene. Utilizzo sempre il colino perché non vorrei che poi in bocca mi ritrovo. Ok. Quindi aspetta, quindi dopo aver fatto quel lavoro che ho riassunto, mettiamo del lievito, ma lo setacciamo, sì, perché sennò rimangono queste, guarda, fai vedere, queste pietruzze che non, in bocca non sono tanto piacevoli, no. Quindi Nico, ti giuro, in viso si vede. Grazie, va bene, un complimento, grazie. Rosina, però c'è tanta strada da fare ancora. Yuli, con questa quarantena qui. Che vuol dire Yuli? Yuli? Dove? Jolie, perché sei carinissima, in francese. Jolie. Grazie. Très jolie, questo lo so dire, solo questo. Allora, intanto la Spina dice che condividerà. Allora, le dirette di... aspetta, sì, lo dico io. Sì, le sì dirette, abbiamo capito come si fa a salvarle, quindi le dirette di Instagram, cioè chiocciola pignatina, andranno salvate su IGTV, quindi andate su IGTV e condividetela per favore. Ok, grazie. Però sono anche su YouTube e sono anche su Tina in Cucina, quindi, quindi state tranquilli. Allora, ok, la Spina, perfetto. Io ripeto, dopo aver amalgamato 190 grammi di burro appomata, 200 g di zucchero di canna, 100 g di zucchero bianco, 2 uova intere messe uno alla volta, ho messo mezza bustina di lievito setacciato e ora vado ad aggiungere 350 g di farina zero. Okay. Ma se voi avete la 00 va bene. E mettiamo anche un pizzichino di bicarbonato che non ci fa male. Un attimo. Okay? Allora, abbiamo intanto Tina, buon pomeriggio, che fate? Pomeriggio. Allora, ora mamma ha ripetuto un attimo gli ingredienti. Ho dato un indizio. I cookies. Ha ripetuto un attimo gli ingredienti e noi stiamo facendo lo spunti Sofì, ovvero io vado di mano, perché sono qui. I biscottini con gli Smarties e le gocce di cioccolato, noi ce ne andiamo proprio pesante. Proprio pesante, cioè proprio dimagrita? Ma sì, qui ci vuole ancora. Nico, siete bellissime, basta basta la salute. Ah, sì, okay, questo è vero, è vero. Sì. Poi, ciao Annabella, Mariella, siete mamma e figlie bellissime e socievole. Grazie. Grazie. Pazze. Rosalia, buon pomeriggio, vi adoro, grazie. Grazie. Mamma mia. Allora, che è successo? La Spina, io ho 5.000 iscritti. Aspetta, no, 5.000 contatti, Sofia. Contatti, in che senso, aspetta? Iscritti? Iscritti, oppure, vabbè, sarai... Contatti sul telefono, che... Cioè... No, 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 è una pagina di cucina, anche tu? Ah. La Spina? Va bene, rispondici, grazie. David, buon pomeriggio, ciao. Piacere di fare la tua conoscenza, allora. Benvenuta nella nostra cucina, ecco. Ci piace condividere con te anche le nostre ricette. Allora, vedete, l'impasto risulta un po' morbido, ma è così che deve essere. Tranquilli. Perché io adesso vi il mio consiglio è iscritti. Questo. Iscritti. Iscritti. Vi consiglio di mettere in un vassoietto le vostre... Adesso vi faccio vedere come faremo, eh. Allora, intanto questo mi sa che ho amalgamato bene. Sì, non c'è più farina perché dobbiamo raccoglierla tutta. Mi pulisco le mani perché... Io intanto vado a dire una cosa. Sì, dimmi. La Spina e tutti gli altri che ci stanno seguendo, se volete vederci anche su TikTok, chiocciola Tina Pigna. Su invece Instagram, chiocciola Pignatina. Su invece Facebook, Tina in Cucina. Ciao a tutti. Ciao Lori Dappone. Ciao. E invece su Twitter, Tina Pigna. E anche su YouTube, Tina Pigna. Allora, io direi di aggiungere... Grazie, Rosselli. Vedo che ti sei iscritto al nostro di TikTok, canale TikTok. Io metto sia le gocce di cioccolato, perché ci sta, ci sta, e i Smarties. Abbondiamo. Aspetta, ne voglio una. Aiuto. Poi... Per non sporcare. Grazie, la Spina. Le maniglie. Antonetta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Eli, cosa cucini Tina? Allora, Eli, stiamo facendo
cookies americani. Questo impasto è molto versatile, stavo dicendo, cari amici, perché voi fate questa dose che è abbastanza e poi, adesso facciamo vedere, facciamo tante palline con un misurino. Io ho questo, il misurino americano. Che cosa facciamo? Ora vi faccio vedere. Ciao Liliana! Ciao! Liliana! Ciao Liliana! Facciamo delle palline, allora, così, perché dobbiamo mettere nel congelatore per almeno 2 ore, perché devono solidificarsi. Se le vorrete cuocere subito, andiamo a 170 gradi dopo il congelamento, perché devono essere così. Perché in cottura, poi, essendoci il burro, si, come si dice, si rilasseranno e verranno i biscotti quelli grandi, no? Molto grandi. Ecco, quindi queste qua, in principio, sono delle palline. Ecco, in pasticceria, per esempio. Così, sono delle palline e li dovete infornare congelati. Se invece lo volete conservare l'impasto, dopo la surgelazione, li ponete nei sacchetti quelli apri e chiudi. E quando avete voglia di biscotti, voi ce l'avete nel surgelatore, li tirate fuori un attimo, li mettete nel forno. Cioè, è proprio semplicissimo. Intanto io vorrei andare a rispondere un attimo, sì, Grazia. La pizza era buonissima. La pizza, Grazia. Allora, che cosa... L'abbiamo in tre. Cioè, noi che cosa prepariamo di buono? Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo i cookies americani. American cookies. Perfetto, anche Giusy li congela. Mentre vedi? La spina YouTube, come vi trovo, Sofia? Tina Pigna. Mentre, ciao Rita e auguri. Rita, auguri, Rita. Angie, ciao belle, vi saluto, vi saluta mio figlio Nicolò. Ciao Nicolò. Ciao Nicolò. Fai anche tu con la tua mamma questi buonissimi biscottini. Li puoi sia congelare o sia farli immediatamente se sei goloso come me. Allora, si devono congelare perché devono essere, cioè prima di cuocerli, devono essere freddi, ok? Quindi questa è una cosa importante che lasciatemela dire, perché dopo altrimenti... Ne mettiamo alcuni in freezer? Sì. Ne metto... No, non vanno adesso nella bustina, se no si schiacciano tutti. Nella pellicola? No, allora, questo piatto o vassoio va nel freezer per 2 ore, così. Dopo 2 ore tiriamo fuori i nostri biscotti, saranno le palline congelate, le mettiamo nella busta, però, li conserviamo e un po' li cuociamo. Io non sono contenta. Perché? Io li voglio pure sopra le gocce di cioccolato. Ma le abbiamo messe qua dentro. Va bene, dopo le mettiamo ancora. No, faccio io per... va bene, è aperta la busta, non ce l'ho fatta in tempo, sono già cadute le gocce, va bene. Pazienza. No, così però. Così. Si deve fare un po' per volta. Ah, se no le sprechiamo. No, Sofia, così, guarda, un po' così. Ok, penso. Poi tu vai. No, così. Ersilia, intanto ciao Nunzia. Ersilia, buon pomeriggio, cosa fate, i dolcetti? Io sono per il salato, i dolci non li mangio quasi mai. Oh, yeah! Ecco, Sofia. Yeah! Allora i biscottini non ti faccio mangiare. No! Vabbè. Cioè, dicevo che a me piace più il salato, ma il dolce, tipo la cioccolata. Sì, ecco, vabbè, dai. Allora, Rita... Auguri, grazie per gli auguri e grazie a sei, chiarissima. Grazie. Meno male, perché è un caos, aiuto. Tina, Sofia, ci canti una canzone? No, grazie. No, cioè mi voglia? Una canzoncina carina. Mamma, no, non inferire. Ecco, allora di una... cioè questa cosa. L'altro giorno, non mi ricordo adesso in che... Vabbè, che frangente. Mamma, non inferire, io sono rimasta così. Ma poi non so neanche che cosa vuol dire. Vuol dire non accentuare questa cosa. Non ci mettere, non accendere tutto. Va bene. Vabbè, Rita, allora, è chiaro, mettiamo in freezer le palline. Dopo 2 ore le andiamo a cuocere. Oppure se le volete conservare, mettetele in queste bustine apri e chiudi. Col, come si chiama questo? La bustina apri e chiudi. Bustina apri e chiudi. Congelati li mettiamo nella bustina, altrimenti si schiacciano tutti, perché adesso è morbidissimo il burro. Ciao, no? Laura. Intanto Giusy ci chiede gli ingredienti, che lei, aspetta, li hai già scritti? No, dopo scriverò sul sito gli ingredienti. Però intanto li ripetiamo. Certo. Ripetete. Allora, per prima cosa bisogna amalgamare il burro con gli zuccheri, quindi 190 g di burro con 200 g di zucchero di canna, 100 g di zucchero bianco. Stop. Lavoriamo. Poi mettiamo un uovo per volta, totali sono 2 uova intere medie, mi raccomando, perché anche l'uovo fa la differenza. Mm? Ci sono le uova grandi, le uova medie, le uova piccole, a noi servono medie. Prima di tutto, allora, la spina è bravissima.
Grazie. È bravissima, anche io è bravissima. La spina? Sì. Oh! Ha condiviso. Ha condiviso, grazie, grazie. E se anche voi siete bravi, condividete. Grazie. Poi, dopo aver amalgamato questo burro con lo zucchero e le due uova, andiamo a mettere 350 grammi di farina zero, ma va bene anche la zero. 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 Zero, zero, scusa. Poi mettiamo un cucchiaino, ma io ho messo un pizzichino di bicarbonato perché ci aiuta. Ricordiamo che il bicarbonato è alla base, è uno degli ingredienti che formano le nostre bustine di lievito, insieme al cremor tartaro, perché ci danno, ci aiutano nella lievitazione, no? Quindi un pizzichino di bicarbonato, mezza bustina di lievito per dolci, un po' di vaniglia se ce l'avete, ma se vi piace il limone va bene, io adesso qua non ho messo niente, vabbè, ho finito la vaniglia. Poi un pizzico di sale e poi abbiamo messo 200 grammi tra gocce di cioccolato, potete utilizzare anche le gocce bianche, io adesso perché ho quelle di cioccolato fondente, e Smarties, un tubetto di Smarties. Se volete. Se volete. E poi cos'altro? Abbiamo detto tutto. Stop. Intanto però io andrei a salutare Caterina. Sì. E Tina, che, Tina, che si chiama la mia omonima. Tina, ciao Tina. Sì. Immacolata, buon pomeriggio, complimenti. Grazie. Tanto vorrei anche dire, sì. Tina, mi dispiace ma io non canto. No. Non cioè, vuole cantare canto, oggi. Ma no. Non clicco, ok. Abbiamo un po' la linea che ballerina. Voi ci vedete, ci sentite su Facebook? Perché ogni tanto... su Instagram ci tutti vedete? Tutti i suoi amici ci seguiranno. Oh, grazie, ma grazie di cuore. Intanto Tina, brava Tina, ti chiami come me, Immacolata, buon pomeriggio, ragazzi, complimenti. Perfetto. Allora, noi siamo contenti di condividere le nostre esperienze culinarie con voi. Rita, tanti auguri. E visitate il nostro sito tinaincucina.it perché ci sono una miriade di ricette tra dolci e salate e quindi potete spaziare, potete condividerle, potete farle. Abbiamo anche un gruppo di Tina in Cucina su Facebook, iscrivetevi. Perché voi state pubblicando già molte ricette, siete molto bravi, i miei followers sono molto bravi, le ricette vostre del cuore, le ricette mie se vi va a riproporle. E quindi iscrivetevi a questo gruppo di Tina in Cucina. Grazie di cuore perché ciao, siamo tanti, stiamo crescendo e questo mi fa piacere perché un giorno spero di conoscervi tutti. Ci seguono dalla Tunisia, buon pomeriggio Stella. Ma siamo internazionali, grazie. Ciao. E poi ci segue anche un po' tutto il mondo, tutta Italia, l'America, l'Ecuador, la mia amica Veronica che è anche lei ecuadoriana, un bacione nuovo Veronica, ti voglio bene. E poi... Allora, intanto scusami un attimo, Giusy, no, mamma non ha ancora scritto gli ingredienti sul sito Tina in Cucina. No, li scriverò adesso. Ma dopo li scriverà. Ricordate, tinaincucina.it. Sì, sì. E se per esempio la spina vuoi iscriverti al nostro gruppo... L'ho detto già, il gruppo di Tina in Cucina Tina su Cucina. Facebook. Io lo ripeto. Tu lo ripeti, fai bene. E... ciao Steffi, ciao Dani, Carmela, anche di qua, Ischia. Milena. Ah, da Ischia, ciao Carmela. Poi Valeria, ciao Tina e Sofia, buon pomeriggio. Teresa, ciao, vi prego, dalla Germania. Dalla Germania. No, vi prego, vi prego dalla Germania. Grazie. Vi seguo forse dalla Germania. Mi grazie. Prego. Benvenuti. Immacolata, il gruppo su Facebook Tina e Cucina. Gruppo di Tina e Cucina. Su Facebook. Tanto lo riconoscete perché è blu, c'è una torta al cioccolato su un'alzatina. È come la foto della pagina. Annalisa da Monopoli. Annalisa da Monopoli, Steffi, benvenuta. Calabria, poi che bello, la tutta Spina. Italia. Cioè, noi adesso qui su Tina in Cucina ci riuniamo, siamo tutti amici dal nord al sud. Aspetta, è bellissimo. La Spina, dimmi, che ti devo dire? La Spina. Allora. Gruppo di Tina in Cucina su Facebook, ok? Sì, sì. Giusy, grazie. Prego, Giusy. Grazie a voi dell'affetto, veramente. E... ciao Milena. Ciao Milena, e stiamo crescendo anche su Tina in Cucina. Io vi ringrazio, vi do il benvenuto. Mi raccomando, se avete bisogno, scrivetemi per quanto riguarda i vostri lieviti madre, no? Perché comunque noi abbiamo Bollicino ormai da 9 anni. Io stamattina, cioè ieri sera, ho fatto una bellissima pizza. Non avevo le olive, perché noi ormai adesso andiamo di focaccia barese, perché ci piace tanto. Non avevo le olive, ho messo i pomodorini, un po' di salsa di pomodoro, la passata, e la mozzarella. Ho messo le foto sulle storie. Intanto abbiamo Massimiliano. Buonissima per pranzo, io proprio. Abbiamo Massimiliano che ci segue da Potenza. Rita, io da Vasto. Da Vasto, sul bene, mare. Allora, il vostro gruppo. Gruppo di Tina in Cucina su Facebook. Sì, sì. Abbiamo la pagina Tina in Cucina, Giuseppe, il gruppo. Giuseppe, ciao.
Abbiamo ciao, Anna, ciao da Agata e Alina. Ciao Anna e Alina. Ancora mamma, non mi gridare sull'orecchio perché scusami. Siamo vicine, noi siamo in Umbria, siamo vicine, dai. Benvenute. Benvenuti. Francesca, ciao. Aurora, ciao dalla Sicilia. Poi abbiamo Liliana. Sì. Era una bontà la tua pizza. Siamo contentissimi. Liliana, io sì, che ti devo dire? L'abbiamo mangiata, io ero a dieta, figurati, c'è proprio. No, sono caduta. No, adesso no, grazie. E quindi ho mangiato, però questa dieta è un po' ballerina come la linea. Dovrò tirare una linea perché sennò. Però sono di una buona forchetta. l'ho mangiata. Buonissima, anche con la mozzarella. E poi cos'altro dire? Immacolata, allora, io dopo vado a scrivere la ricetta. Perfetto, Immacolata, ho appena fatto l'iscrizione. Benissimo. Perfetto, benissimo, Massimiliano, grazie. Sono andato a Masterchef. A Masterchef? Bene. Bravissimo, Allora, tanto di cappello. Vi saluta Barbara, la mia compagna. Ciao Barbara. Ciao Barbara. E ciao Occhi di Ragazza. Ciao Occhi di Ragazza, un bacio anche a te, benvenuta. Andate su TikTok, chiocciola tirapigna. Poi, Giusy. Con Sofì ho fatto il pane ai 7 cereali. Sta iniziando a dare tante piccole soddisfazioni. Oh, wow. Bravissima Giusy, bravissima. Poi, perché siete in tanti che avete provato il pane. Ciao Giuseppe. E anche il lievito. Siete fantastiche, siete in gamba. Quindi bravissime, continuate, non vi arrendete, mi raccomando. Se avete dubbi, scrivetemi. Aspetta, se avete dubbi, Abbiamo Giuseppe, ciao, siete fantastiche. Poi Massimiliano, Masterchef, sì. Poi abbiamo C-Line. Bonjour. Abbiamo anche... Non so che cosa ci sia scritto. Allora, poi... Abbiamo Palma, ciao bellissima. Ciao Palma. Poi abbiamo Eli, ormai Palma. Io vi seguo da sempre e... Grazie. È quasi 2 mesi che fate dirette. Quanto dura sì, questa sì. Un bel po'. Ok. Ci piace stare in vostra compagnia. Ciao, aspetta, ciao Donatina Bella, ok. Ciao. Benvenuti, grazie, hai proprio ragione. Grazie. Un giorno sì, un giorno no, cioè proprio... Non so Giuseppa, come si può essere così, vabbè. Mi sono appena iscritta, benissimo, perfetto! Grazie, e iscriviti anche su TikTok, voi dite perché lo ripeti sempre? Le ricette, pubblicate le ricette, perché siete che bravi, voglio vedere le vostre ricette. Oh. Poi abbiamo Arianna, ciao! Giustina, ciao, siete bellissime, grazie! Grazie, grazie a voi! Ciao Donatina alla bella, ok. Ciao Donatina, ci fermiamo al primo, sì. Io non ci vedo proprio, cioè proprio veramente, vabbè ormai... Massimiliano, cosa cucinate? Allora oggi abbiamo cucinato i... Cookies... Americani. American cookies. Poi abbiamo Daniela, in gambissime, e dopo mamma scriverà la ricetta sottina in cucina.it. Io adesso metto le gocce che sono cadute perché non voglio sprecare nulla, non si spreca più nulla. Mi sono appena iscritta, perfetto. Benissimo, Anna, grazie. Cosa fate di buono? Allora, abbiamo fatto i cookies, adesso ripeto la ricetta. Okay. L'unica accortezza è che una volta che avete fatto l'impasto, fate le palline e le dovete congelare per 2 ore, perché devono... solidificarsi bene e poi andranno cotti a 170 gradi, forno già caldo mi raccomando, per 15-16 minuti. Vedrete che poi si allargheranno in cottura e verranno fare classici. I profiteroll? Li abbiamo già fatti. Ah, ecco, allora, siccome io ho dei nipoti che adorano l'éclair sono i bignè un po' più perfetto. Lunghi, no? Quindi se volete li facciamo in diretta, li riempiamo con la Grazie. Crema pasticcera, con la chantilly, può essere un'altra idea, oltre ai cannoli siciliani, che io i cannoli siciliani diciamo che non potrò mai fare la ricetta dei nostri amici siciliani, ma perché loro sono il top, però ci proviamo e se vi va facciamo anche quella prossimamente, ok? Io adesso mi organizzo. E quindi questi quindi, che sono... facciamo? Aspetta che mi sono persa. Questi sono i nostri cookies. Che cosa facciamo? Li congeliamo per 2 ore e poi li andiamo a cuocere. Se tu non li vuoi cuocere però tutti, dopo che li hai fatti congelare, li puoi conservare nel freezer, in quelle buste apri e chiudi, no? Così tu quando hai voglia di biscotti sai che hai l'impasto nel surgelatore, tiri fuori i biscotti che ti servono e li metti nel forno. Che è successo? Le crepe alla Nutella! Le crepe alla Nutella, vai, anche quelli. Ora fa le crepe alla Nutella. Bene. Quindi adesso ti dico l'impasto dei cookies che dopo, ricordo, andrò a scrivere sul sito amici di Instagram, anche voi. Andrò a scrivere sul sito tinaincucina.it. Perfetto, allora, quali sono gli ingredienti? Allora, per prima cosa bisogna amalgamare 190 g di burro, adesso che è caldo, tiratelo fuori dal frigo un quarto d'ora prima, perché deve essere un po' morbido, no? Perciò è appomata, si chiama appomata. 190 g di burro con 200 g di zucchero di canna e 100 g di zucchero bianco.
Poi mettiamo due uova intere, però messe un po' per volta. Uno alla volta. Non fate come mescolate. Però mettete un po' bene lo stesso, anche aspetta, se aspetta, mettete l'uovo, mescolate, mettete l'uovo e mescolate, così, eh. Sono due le uova. Poi mettiamo un pizzichino di bicarbonato in polvere, mezza bustina setacciata di lievito per dolci, non fare queste facce che... Poi vaniglia o buccia di limone, quello che vi va. Anche la cannella qui ci sta bene. Oh, ah, adesso mia. Io viaggio, va bene. Poi mettiamo 350 grammi di farina 0 o 00 e poi che altro? Gocce di cioccolato e Smarties. Beh, gli Smarties non possono, no. Ma se non li avete... Se non li avete, mettete le gocce di cioccolato. Ci stanno bene anche le gocce di cioccolato bianche. Ma perché vanno via? Un'altra cosa, ci sta bene anche l'uvetta. Io amo l'uvetta. Mettiamo l'uvetta, cioè, nel senso, possiamo spaziare, no? Grazie. La frutta secca. Non sia che brava che sei, mandorle. Grazie. Non lo so, quello che più ci piace, no? Poi la ricetta la... Mariella. Abbraccio. Grazie la spina, bravissima subito. Grazie, grazie a voi di cuore. E quindi io adesso vado a fare spazio nel congelatore, perché sennò devo andare giù in garage nel pozzetto a metterli, va bene. Noi vi lasciamo qui con i nostri cookies. E a domani con una prossima ricetta. Sì, secondo me dobbiamo fare la ricetta quella là. Non ti ricordi la ricetta quella là? Quella là? No, così proprio. Ma non posso... Io ho tante cose con la testa. Te la dico dopo, e parliamo okay? dopo. Perché non me la posso dire. Comunque scriviamo sul taccuino profiterol e, oppure Claire, facciamo tutte e due, e cannoli, va bene? Quindi siete pronti domani per un altro spunti Sofi? Io sì. Via. E facciamo anche qualcosa di salato però, così accontentiamo un po' tutti. Una volta punto. Dolce, una volta salato. Anche la crème tarte l'avete fatto? Tu hai già detto troppo che voglio fare il salato. Ma sì. Figuriamoci se dici la mia ma ricetta. I nostri amici sono buon gustai, forza. Ciao allora, Caterina. Ragazzi, spieghi alla grande Sofia. Grazie. Quindi, grazie. Allora. Ciao e tante belle cose. Ciao e tante belle ci cose. Ci seguirai domani? Beh, adesso noi salviamo le dirette su Instagram e su YouTube. Su IGTV. Non me lo scordate. E vi aspettiamo domani sempre alle 16.30, non cambia l'orario. 16.30 a domani. Un abbraccio, un grande augurio dal nord al sud a tutto il mondo perché ci seguite in tante. Beh, e allora domani allo Spunti Sofi. E che domani dite? Ci vediamo. A domani. Allora domani. Ciao, ciao, ciao. Ciao amici. Biscotti. Ciao amici di Facebook. Ciao. Siamo proprio matte.